Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Siamo alla Tradizione Espresso in via Manno. Oggi domenica e la prossima domenica ci saranno delle degustazioni gratuite di caffè, vi assicuro, davvero buoni, e anche dei cioccolatini. E quindi Enrico Novelli, sei da quando a Tempio? Sì, sono da pochi mesi a Tempio, ho aperto qua questa attività a fine giugno. E adesso diciamo che per le feste natalizie ho voluto portare qui qualche prodotto che sotto Natale si spera di vendere bene, tipo il cioccolato, i panettoni. Sì, vediamo anche delle ultime marche, insomma, dietro di te, dappertutto, dovunque ci giriamo in questo negozio di via Manno. Mi ricordi il civico di questo? Numero 15. Il numero 15, dove fino a pochi mesi fa c'era un'attività di sartoria artigianale. Sì, arceria e sartoria. Sì, esatto. Adesso c'è questo nuovo negozio dove si può acquistare di tutto. Facciamo una breve panoramica anche dell'interno del negozio. Sono tutti prodotti di grandissima qualità. Sì. Enrico, com'è andata oggi la giornata? È ancora presto? Beh, magari abbiamo aperto da poche ore e adesso sto ancora, diciamo, sistemando e allestendo un po' per il resto della giornata. La domenica mattina la gente ha le sue abitudini qui, c'è chi va a messa, chi va al mercato, quindi... Sì, poi oggi ci sono delle coincidenze, insomma, felici per Tempio, nel senso che c'è veramente tanta roba. Tra mercatini, Piazza Gallura, classi che stanno organizzando del pomeriggio, eccetera, diciamo che c'è molto movimento. Speriamo che venga anche, siamo contenti, che venga anche gente. Speriamo. Allora, dicevamo, questa domenica e anche la prossima domenica. E anche la prossima domenica. Dai la possibilità di degustare il tuo caffè. Offriamo un caffè ai clienti che vengono a trovarci in queste due domeniche pre-natalizie. Un caffè e qualche cioccolatino. Questo cioccolatino della Venchi, che mi dicevi è una casa antichissima piemontese. È un'azienda del 1878, una delle più grandi aziende produttrici di cioccolato del mondo, quindi sono... Ne ho assaggiato uno, era eccezionale, davvero, veramente buoni, cose che normalmente non si trovano, non c'è nulla di commerciale in questi prodotti, c'è veramente tanta qualità. Assolutamente. Senti, le cose come stanno andando per quanto riguarda... Non ci possiamo lamentare, bisogna essere ottimisti e darsi da fare, poi siamo fiduciosi, dai. Diciamo che è un momento di difficoltà un po' generalizzato, però bisogna essere, insomma, un pochino tenaci, capabili, mi sembra, da quello che vedo, almeno dal tuo viso si traspare. Io ti auguro veramente che siano delle domeniche importanti per te dal punto di vista commerciale, e poi ci vedremo magari più in là per qualche altra cosa da organizzare. Assolutamente, sì. Ti ringrazio Enrico, grazie mille. A voi.